Esploriamo l'esperienza stressante del viaggio aereo tra arrivi anticipati e controlli di sicurezza. La TSA ha il compito di fermare oggetti vietati, trasformando l'insolite in straordinario. Scopriamo le 10 cose più strane trovate dalla sicurezza aeroportuale, dalle aragoste a una tigre di contrabbando su un aereo. Numero 10. L'incontro con l'aragosta. Nel 2017, un agente della TSA all'aeroporto di Boston, Logan si imbatté in una scena insolita quando scoprì un'enorme aragosta viva in una valigia da imbarcare. Questa scoperta, però, non era così strana come sembrava. Infatti, la TSA consente il trasporto di aragoste sia nel bagaglio a mano che in quello da stiva, una pratica piuttosto comune nel New England. Per evitare incidenti o problemi, l'aragosta fu accuratamente imbottita con del nastro per impedire che pizzicasse qualcuno. Inoltre, fu posizionata all'interno di un ghiacciaio per garantirne la freschezza durante il viaggio. Questi episodi dimostrano le situazioni uniche e spesso divertenti che gli agenti di sicurezza aeroportuale affrontano, mostrando che non tutte le sorprese sono necessariamente problematiche. Numero 9. Il contrabbando di un cucciolo di tigre. A Bangkok si è verificato un incidente straordinario quando la sicurezza aeroportuale ha scoperto un giovane cucciolo di tigre nascosto tra gli animali di peluche in una valigia. Inizialmente, il bagaglio era stato considerato un carico di giocattoli per un'organizzazione non profit, ma conteneva un cucciolo di tigre vivo e sedato. La scoperta ha scioccato le autorità e il pubblico, portando al salvataggio immediato del cucciolo e all'arresto del contrabbandiere. Si sospettava che l'individuo fosse diretto in Iran, dove il cucciolo sarebbe stato venduto illegalmente. Questo caso evidenzia fino a che punto alcune persone sono disposte a spingersi per contrabbandare animali esotici, sottolineando i rischi coinvolti e l'importanza di misure di sicurezza attente e rigorose. Numero 8. Il passeggero nascosto nella valigia. Una storia drammatica dalla Spagna racconta di un padre che ha tentato di riunirsi con il suo bambino di 8 anni tramite un metodo illegale e pericoloso. Per facilitare il loro incontro, ha pagato dei contrabbandieri per trasportare il figlio nel paese. Il piano prevedeva di nascondere il bambino all'interno di una valigia. La sicurezza aeroportuale ha rapidamente scoperto il bambino, garantendo la sua sicurezza. Il padre ha affrontato gravi conseguenze legali per le sue azioni, rischiando quasi la reclusione. Sia lui che il figlio hanno dichiarato di non essere a conoscenza dei metodi esatti utilizzati dai contrabbandieri. Questo episodio rappresenta un duro monito sui gravi rischi e sulle severe conseguenze legate al traffico di esseri umani e al contrabbando. Numero 7. Il furbesco nascondiglio di denaro. A Nuova Delhi è stata scoperta un'astuta, ma alla fine fallita, tentativo di contrabbandare denaro fuori dal paese. Il metodo di contrabbando consisteva nel nascondere banconote arrotolate all'interno di vari alimenti, come biscotti e noccioline. L'intento di questo approccio era quello di eludere i controlli mascherando il denaro in oggetti quotidiani. Nonostante l'ingegnosità del piano, non è riuscito a sfuggire alla sicurezza aeroportuale. Le ragioni esatte del tentativo di contrabbando rimangono poco chiare, ma tali piani sono solitamente motivati da interessi finanziari piuttosto che da intenti benevoli. Questo episodio mette in evidenza le strategie creative, seppur errate, che le persone adottano per aggirare i controlli di sicurezza e la vigilanza costante necessaria per contrastarle. Numero 6. Il carico inaspettato. Nel 2020, gli agenti della TSA di Dallas hanno scoperto una sorpresa inquietante durante un controllo di routine sui bagagli. Aprendo una valigia specifica, hanno trovato diversi uccelli morti al suo interno. Il proprietario ha affermato che gli uccelli erano destinati come cibo per gatti, una spiegazione dubbia che appariva poco credibile. La situazione si è complicata ulteriormente poiché la persona che aveva importato gli uccelli proveniva dalla Cina, suscitando preoccupazioni per l'influenza aviaria. Questo virus rappresenta rischi significativi sia per gli esseri umani che per gli animali.
Considerando le crescenti preoccupazioni sanitarie nel 2020, la TSA ha preso la decisione prudente di incenerire gli uccelli per prevenire la diffusione di malattie. Questo episodio evidenzia le rigorose misure adottate per proteggere la salute pubblica e l'importanza di dichiarazioni chiare e accurate durante i viaggi. Numero 5. La pistola elettrica e le munizioni. Durante un controllo di sicurezza nel 2021 all'aeroporto di Bradley, è stata trovata una pistola elettrica a forma di rossetto insieme a munizioni di calibro 380. La scoperta è stata sia sorprendente che divertente. Sebbene le munizioni siano severamente vietate nel bagaglio a mano, le pistole elettriche presentano una situazione diversa. Sono consentite sui voli solo se riposte in modo da prevenire un uso accidentale, ad esempio in un contenitore non facilmente accessibile. Il fatto che la pistola elettrica fosse camuffata da rossetto ha aggiunto un ulteriore livello di curiosità a questo caso. Ciò solleva interrogativi sull'intento dietro una scelta così insolita di armamento. La combinazione di pistola elettrica e munizioni nello stesso bagaglio ha certamente reso l'incontro con la sicurezza aeroportuale singolare e memorabile. Numero 4. Il contrabbando della finta gravidanza. La nostra prossima storia ci porta in Colombia, dove è stato utilizzato un ingegnoso metodo di contrabbando che prevedeva una finta gravidanza. Invece di nascondere droghe internamente, il contrabbandiere ha creato un falso pancione per camuffare la merce illecita. Il pancione finto era progettato per imitare l'aspetto di un addome incinto, nascondendo la droga al suo interno. Tuttavia, il ventre artificiale del contrabbandiere appariva insolitamente freddo e rigido, suscitando sospetti. Ulteriori controlli hanno rivelato che il pancione era effettivamente un travestimento, contenente 2 chili di cocaina. Questo approccio innovativo, ma rischioso, al contrabbando evidenzia fino a che punto alcune persone sono disposte a spingersi per eludere i controlli. Le conseguenze per un reato simile sono gravi, con pene detentive che possono arrivare fino a 8 anni. Numero 3. Il contrabbando di lucertole bobtail. Ecco un altro caso affascinante che rivela l'ampiezza del commercio di animali esotici. Nel 2017, un viaggiatore giapponese è stato multato con un'ammenda di $10,000 dopo che le autorità dell'aeroporto di Perth, in Australia, hanno scoperto un nascondiglio di 13 lucertole bobtail vive nella sua valigia. Le lucertole erano occultate in sacchetti di cotone, una strategia probabilmente pensata per ridurre la loro sofferenza durante il trasporto. Tuttavia, questa operazione di contrabbando era tutt'altro che innocua. Animali esotici come queste lucertole bobtail sono molto richiesti nel mercato nero, con prezzi che possono variare da $5,000 a $10,000, a seconda della salute, delle dimensioni e della colorazione. Il tentativo di contrabbando non solo prevedeva il trasporto illegale di questi rettili, ma anche il loro grave maltrattamento. Le lucertole, sebbene vive quando sono state scoperte, non godevano di buona salute. Numero 2. Il contrabbando dei materassi. Ecco una storia che, sebbene non sia direttamente collegata alla sicurezza aeroportuale, offre uno sguardo interessante su metodi di contrabbando non convenzionali. Nel 2019, gli agenti di controllo delle frontiere spagnole hanno scoperto un tentativo insolito di contrabbandare persone in Europa. 2 uomini erano nascosti all'interno di un materasso, un metodo che non è riuscito a sfuggire ai controlli. Il materasso era parte di un'operazione condotta da coyote, individui che traggono profitto dal trasporto illegale di persone. Sebbene non avessero bisogno di assistenza medica, la scelta del nascondiglio era poco pratica. Questo caso evidenzia fino a che punto i trafficanti si spingono e sottolinea l'importanza della vigilanza della sicurezza delle frontiere per evitare situazioni pericolose o attività illecite. Numero 1. Operazione di contrabbando delle tartarughe. Il contrabbando di animali esotici è un problema grave e persistente, alimentato dal loro alto valore di mercato e dal commercio illegale di fauna selvatica. Nel 2019, un'importante operazione nelle Filippine ha messo in luce l'entità di questo problema.
le autorità hanno scoperto ben 1529 tartarughe, vive avvolte nel nastro adesivo e nascoste in valigie abbandonate in un aeroporto. Le tartarughe contrabbandate includevano specie rare e protette, come le tartarughe stellate, le tartarughe a piedi rossi, le tartarughe sulcata e le tartarughe d'acqua dalle orecchie rosse. Queste specie sono molto ricercate non solo per il loro fascino esotico, ma anche per il loro valore sul mercato nero, stimato in oltre 50.000 dollari. La lotta contro il traffico di fauna selvatica richiede vigilanza e metodi di ispezione più efficaci. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!